Buonasera, provo a fare questo tutorial su Prendo le ali, una canzone importante, facile, ma un po' impegnativa. È in re maggiore, quindi nemmeno le tenebre per te sono scure, la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono. Io adesso la canterò con gli accordi, senza le parole. Re, 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 sol, 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 la, la, re, re, sol, 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 la, la, re, re, sol, sol, la, 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 re, re, mi minore, la, sol, 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 sol. Spero di essere stato chiaro. Ok? Quindi, e poi le altre strofe sono esattamente come la prima. Quindi, Signore, quindi vai sul Re maggiore. Signore, dischi che mi conosci. Lo schema è sempre quello. Tu sai quando seguo e mi alzo. Tu penetri nei miei pensieri. Ovviamente c'è il discorso della mano destra. Noi possiamo arpeggiare perché questo è un canto molto dolce. L'arpeggio crea un'atmosfera particolare, soprattutto davanti al Santissimo, quando si fanno preghiere particolari, dove c'è un raccoglimento. Quando sono canti di accoglienza, allora conviene fare ritmate che coinvolgono tutta l'assemblea. In questo caso io consiglierei l'arpeggio, però possiamo fare anche un ritmo, per esempio. Ecco, però questa sarebbe meglio così. Se prendo le ali,
col ritmo. Se prendo le ali, spero di essere stato utile.